Ma perché andate via? Perché è venuta la polizia commissariato di Giuliano, che ha detto che dobbiamo andarcene da qua. Ma quando? Ieri sera. La polizia dice sgombero stamattina, dovete andare obbligatorio fuori Giuliano. Dentro c'ha tutta la famiglia? Sì, 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 con 8 bambini. Il campo Rom di Giuliano, vicino Napoli, era in condizioni disperate. Da settimane il comune aveva previsto lo sgombero. Si attendeva una soluzione alternativa e invece sono arrivate solo le ruspe. Sono arrivati pure ieri, ogni giorno venivano qua. Dice uscite, dovete uscire, sgombero. Dice 300, 400 poliziotti vengano, fanno tutto casino. Dove dobbiamo andare? Dice no, dovete uscire fuori Giuliano. E noi siamo i residenti qua. Lei è residente qua? Sì, 30 anni. Noi siamo giulianesi. Se io sono cittadino italiano, tu dove mi mandi fuori Giuliano? Dove mi mandi? Fammi capire. Purtroppo non ci hanno dato nessuna alternativa. Per il momento dobbiamo vedere noi come dobbiamo fare. Dobbiamo per forza appoggiarci da qualche parte. Ha mai fatto richiesta per una casa popolare? No, è difficile per italiani e figurati per voi, ci hanno detto così. Avete visto cosa è successo a Roma? Perché una famiglia deve avere una casa? Era giusto che si integravano nella casa. La soluzione individuata dal comune di Giuliano per gli abitanti di questo campo è un bonus da 5.000 euro per chi dimostra di aver preso in affitto un appartamento. E adesso dove vanno? Vedremo. Sono passate quasi 2 ore dallo sgombero e i Rom hanno occupato un terreno a poche centinaia di metri dal primo, sempre qui a Giuliano. Noi ci siamo trasferiti qua, abbiamo trovato noi il posto e questo posto lo conosciamo da 30 anni ormai. Questo posto stava sempre fermo, come noi siamo stati sgombrati, buttati in mezzo alla strada, per forza ci dobbiamo appoggiare da qualche parte o dobbiamo andare in qualche fossa con la testa. Dove dobbiamo finire noi? La carta d'identità, che sto da 27 anni qua in Italia, a Giuliano però, non da una parte, c'ho figli nati qua e cittadini sono italiani già, i miei figli. Ha mai chiesto la casa popolare? Ho fatto la scheda per la casa popolare. C'ho figlio invalido perché soffre della crisi epilessia. Ho fatto 2 volte, non mi hanno risposto niente con questa scheda qua. Quando l'ha fatto? L'ha fatto 7 anni fa. Quante persone siete in famiglia? Siamo 12. Io, mia moglie e 10 figli. Che succede? Dobbiamo girare un po', dobbiamo trovare qualche altro posto perché qua è privato, non possiamo stare. Dobbiamo andare via. Non lo so neanche io. Chi vi ha detto che dovete andare via? Dove andate? Non lo so, dobbiamo andare da un'altra parte. Andiamo a occupare qualche posto a Villa Literno. Andiamo! Verso Villa Literno. Ma perché andate via da qua adesso? Non... ci hanno sgombrato da qua. Vi hanno detto che dovevate andare via. Dove andiamo? Quasi bambini. Ora si sono trasferiti qui sotto questo ponte a 20 chilometri dal campo Rom di Giuliano sgomberato questa mattina. Siamo in territorio di Villa Literno, in provincia di Caserta, non più Napoli. Ci sono delle lastre di Eternit. Qui siamo a poca distanza dal depuratore. E questi sono terreni dove in passato venivano anche sversati fanghi illecitamente. Ma già è arrivata la polizia per dire che qui non possono stare. E sera, quando tutta la comunità, in giro da ore tra Napoli e Caserta, torna sullo stesso terreno che aveva occupato in mattinata, sempre a Giuliano. Non c'è luce, non c'è acqua, non ci sono servizi igienici. Sono 400 persone, per lo più donne e bambini. È appena nata, c'ha 10 giorni. È mia nipote. Mio figlio è nato qua in Giuliano, è cresciuto, è cittadino italiano, eppure quella piccola è cittadina italiana. E vedi, pure lei sveglia, pure lei lo sa che le hanno sgombrato il sindaco, che non hai dato possibilità per crescere e vivere, perché non ce la fanno così. Ogni sera da 2 giorni non dormono, sono tutti svegli, non sono neanche mangiati, niente, vedi com'è la situazione.